Smanettoni, benvenuti su un ventosissimo canale YouTube di Superbike Italia. Oggi mi trovo assolutamente in mezzo alla natura perché non parleremo di moto, ma parleremo della fantastica flora e fauna dell'Appennino Tosco Emiliano, un vero paradiso naturalistico. Ci avete creduto? Ma no, che non vi parlo della flora e della fauna, vi parlo della BMW S1000R, che è la mia nuova prova di durata per il 2022, e ve ne parlo a partire da qui, un luogo unico, iconico, che qualsiasi motociclista in Italia conosce. Ah, tra l'altro, punticino extra se in questa ripresa avete trovato la BMW parcheggiata in mezzo alle altre 7 milioni di moto. Dunque, prova di durata 2022, la BMW S1000R, come abbiamo detto, siamo qui allo Chalet Raticosa. Adesso, dopo essere arrivati da Bologna, andiamo in direzione Giogo per pranzo, così vi racconto un attimo come nasce questa nuova prova di durata e soprattutto cerchiamo di capire un po' cosa ci faremo nei prossimi mesi, qualche idea, qualche lucubrazione, mentre mettiamo i guanti, Chico, velocizziamo un po' il tutto. Oh, eccoci qua, dunque, finalmente in sella alla BMW S1000R per questa prova di durata. Sono un po' fuori dalle mie zone, ma diciamo che si sono incastrate un po' di circostanze per cui mi è stato comodo venire fino a qua a godermi le primissime pieghe con questa moto, con cui per ora avevo percorso giusto un paio di percorsi cittadini tra casa e ufficio e Ciringhito. Cioè, le prime pieghe con la S1000R proprio qui su uno dei passi più spettacolari d'Italia, conosciuto da qualunque motociclista sportivo, ma da qualunque motociclista in genere. Qui gomme fredde, ce la prendiamo con calma, anche se le Sportsmart MK3 montate di serie su questa S1000R, devo dire, sono, avendole già provate, sono un gran bel compromesso per la guida stradale, perché si scaldano subito, sono molto buone sul bagnato, però allo stesso tempo supportano a dovere le capacità della BMW nella guida sportiva. Vi dicevo, com'è iniziata questa prova di durata? È iniziata in realtà nella mia testa già più di qualche tempo fa, qualche mese fa, perché era proprio la BMW S1000R assieme alla Tuono V4 in versione standard. Ciao caro, minchia, quella non è M1000RR, mi ha fatto sentire piccolo piccolo. Dicevo, questa assieme alla Tuono V4 in versione standard erano le due moto che più bramavo per questo 2022, per un motivo in realtà molto semplice. Volevo una super naked, una iper naked sicuramente, ma che fosse anche nelle mie corde in quanto a sfruttabilità quotidiana, a elevati chilometraggi, nulla di esagerato. Insomma, volevo salire nettamente rispetto alla Trident dell'anno scorso, ma senza esagerare, con qualcosa da usare tutti i giorni. Come ho fatto a eseguire, grazie caro che ti fai sulla destra, come ho fatto a eseguire la scelta finale? Molto semplice. Di questi tempi la disponibilità delle moto è poca, a parco stampa ne arrivano ancora meno, perché giustamente arrivano a voi che le avete comprate prima che a noi che le dobbiamo provare. Oddio, qualcuno avrebbe da ridire, però io sono di questa opinione. E banalmente sulla Aprilia c'era parecchia incertezza sul quando sarebbe potuta arrivare tra le mie manacce. E invece la BMW, giusto pochi giorni fa, quindi stiamo parlando di dopo la metà di maggio, è diventata improvvisamente, inaspettatamente disponibile. Una piccola mail simpaticissima, carina e coccolosa del PR di BMW Italia, Andrea Silva, che mi avvisava che c'era un S1000R che mi aspettava se la volevo. Cosa avremmo mai potuto fare se non presentarmi con questa faccia in concessionaria BMW a ritirarla? E dunque eccoci qua con una delle naked che mi è piaciuta di più nel 2021, quando l'ho provata. Trovate il video tra l'altro sul canale della prova completa, oltre all'articolo sulla rivista, se non sbaglio, di luglio o di agosto 2021, che quando l'ho provata mi aveva impressionato per il suo equilibrio generale e una facilità di guida coinvolgente. Già il vecchio modello, devo dire, era facilissimo da guidare per una super naked, ma nel caso di questa S1000R invece, quella era la chiara. Vabbè, intanto qua ci spariamo una rizzettina.
E diciamo nel caso del modello 2021 invece della S1000R, la cosa molto molto bella che mi ha fatto abbastanza innamorare è che oltre a questa facilità e questo equilibrio c'è più sportività, c'è più affilatezza, è una parola, affilatezza, no, c'è più filo sulla lama sportiva della BMW. E questo deriva da tante cose, dal innanzitutto dal fatto che è una moto completamente nuova, il feeling generale è molto simile a quella vecchia, ma è una moto completamente nuova con il telaio della S1000RR 2019, diciamo, come generazione, e lo stesso motore senza fasatura variabile. Ma poi soprattutto c'è questa nuova posizione di guida con questo manubrio basso e piatto molto più sportivo. Non è estrema come una Tuono Factory come posizione di guida, perché la sella rimane un po' più bassa rispetto al manubrio, e nemmeno come una brutale 1000RS che ha molto più carico sui polsi, ma è bella protesa in avanti a darvi feeling. E tutto questo lo so pedala pedala dalla prova dell'anno scorso, ma anche da queste prime curve insieme, che mi hanno riconfermato sostanzialmente tutto senza nessun tema di revisione dei miei pensieri. E in questo senso anche i freni come comportamento generale mi hanno dato conferme adeguatissime alla strada, nonostante qualcuno so che guardano la scheda tecnica e le immagini ha da ridire sulla questione pompa radiale che manca dalla S1000R, abbiamo una pompa assiale, ma in realtà nonostante il feeling sia tutto sommato simile e assolutamente ottimo da verificare poi magari in pista, le pinze sono cambiate. Non mi pare che BMW abbia divulgato nessun comunicato stampa, ma al posto delle radiali monoblocco marchiate BMW, se non sbaglio prodotte da Hayes, che c'erano sull'S1000R nel 2021, qui abbiamo delle Brembo, inequivocabile perché c'è il marchio Brembo, e che mi pare di aver riconosciuto come M432. Ciao caro, oggi un sacco di motociclisti, è weekend, qui sulla Futa pullulano i motociclisti, è veramente stupendo. C'ho delle M432, credo, devo verificare, perché le ho riconosciute a occhio, e quindi BMW si è un po' piegata, credo di poter dire, mi si è spiaccicato un elicottero sulla visiera, si è un po' piegata alla questione, no, è un altro, però ragazzi qui è una congiura, cioè come cazzo faccio a guidare io se non vedo dove vado, ma che schifo. Dicevo, BMW, moscerine a parte, si è credo un po' piegata alla questione marchi della componentistica, o meglio questo è un primo segno. BMW ama dire che lei vende il proprio di marchio, non quello di chi produce componentistica, e quindi si affida ai migliori produttori e poi mette il proprio marchio. Però sappiamo che noi motociclisti siamo un po' una razza tutta particolare, qui c'è un Velox, no? Siamo una razza un po' tutta particolare, e quindi su certe cose abbiamo delle pretese ben specifiche in termini di marchi e dotazione. Dunque, pinze Brembo per la S1000R, che onestamente frenava bene prima, frenava bene adesso, sicuramente la proverò in pista e verificherò se ci sono stati miglioramenti, dato che la vecchia l'ho guidata vecchia, il modello dell'anno scorso l'ho guidato anche in pista, però in generale è un aggiornamento di cui tener conto, nonostante fa una bella saponettatina, ce la mettiamo che ci sta sempre bene, nonostante BMW non l'abbia divulgato, insomma non abbia voluto dare spazio a questa modifica. Io non sto prendendo calma, oggi sono veramente in relax, nonostante l'abbigliamento pistaiolo completo mi sto facendo una bella guidatina tranquilla tranquilla a godermi queste curve che sono spettacolari, ma che onestamente conosco poco, e quindi mi tengo quel bel 20, 30, 50, 1000% di margine extra che non fa mai male. Qui ho scalato marcia come se avessi preso la patente ieri, nonostante ci sia il blipper, ho usato la frizione male, però capita insomma ragazzi. Bene, abbiamo detto di come è nata la prova di durata 2022 con l'S1000R, abbiamo detto di questa piccola novità dei freni, e resta da dire un po' quello che ho intenzione di farci con questa moto. Qui c'è un vento, io sto andando a 80 all'ora, ma sembra di andare a 190, c'è un vento leggermente al traverso, non saprei dirvi, non sono esperto di venti, che vento sia, ma è, praticamente mi porta via. Ho fatto anche la rima, che è sempre una buona cosa quando si parla. Dicevo, cosa voglio farci con questa BMW? Naturalmente modificarla, più della Trident dell'anno scorso che colpevolmente ho lasciato un po' troppo di serie, lo ammetto. E in che senso voglio modificarla? Allora, ho delle idee estetiche che non vi anticipo perché non so se si potranno realizzare, ma nel caso verrà fuori una cannonata, però non vi dico niente di più. E poi in un primo post su Instagram
chiaramente i primi consigli che sono arrivati sono un po' quello a cui ho pensato anche io, ovvero sia scarico completo e mappa, vediamo quanto casino, sicuramente tanto, e quanti cavalli in più si possono tirare fuori dal motore di questa BMW con un bello scarico e una mappa, volendo esagerare, un filtro. Dal punto di vista estetico non c'è molto da fare, questa è già una versione, attenzione, aspetta, non mi devo perdere, rotondina, la futa, no, ci sono già stato, da che cazzo di parte devo andare? Io l'ho detto che non le conosco queste zone. Ah, verso Barberino di Mugello, immagino. Sì, Barberino di Mugello, dove poi devo andare al gioco. Dicevo, scarico completo, mappa, magari filtro. E poi, dal punto di vista estetico, questa è già una moto full optional. A parte i cerchi in carbonio e i pacchetti in alluminio e in carbonio del catalogo BMW, c'è veramente tutto. Quindi penso che cercherò magari un portatarga, mentre continuo a non vederci niente per gli animali morti sulla visiera, magari un portatarga, dicevo, e poi sarebbe carino, devo provare a chiedere a BMW, provare a fare un confronto, cerchi forgiati del pacchetto M, che sono quelli che ho in questo momento, con i cerchi in carbonio optional, per vedere un po' definitivamente, mentre qua grrr, con la saponetta e dall'altra parte grrr, con la saponetta, ah c'è un altro tornante, aspetta che facciamo grrr di nuovo, per vedere un po' definitivamente in un confronto diretto quanta differenza fanno, perché sappiamo che la differenza la fanno, è evidente, ma se riuscissi a guidare la stessa moto magari nelle stesse condizioni con i due set di cerchi diversi, sarebbe veramente preciso per fare la tara questa differenza. E le altre idee vi invito invece a scrivermele qua sotto nei commenti e sarò sicuramente voglioso di leggerle e vi darò il mio feedback, perché le idee sulle modifiche, sulle tamarrate, mentre collina impennata, ma ho il traction attivo come l'ha tagliata perché c'era il saltino, voglioso di leggere le nuove modifiche, perché dicevo le tamarrate sono sempre ben accette, sì io sono un tamarro ma onestamente non c'è mai limite e quindi è sempre bene farsi ispirare da chi è tamarro come me. Ok, per ora vi saluto, mi faccio due curvette senza parlare così magari le faccio anche bene e ci rivediamo al passo del gioco, dove tiriamo un attimo le somme di questa prima puntata, cerco di capire se vi ho detto tutto o se devo ancora dirvi qualcosa, basta, ci salutiamo da lì, dai, ciao raga, devo grattare saponette. E niente, vi avevo promesso che ci saremmo rivisti al passo del gioco, invece cambio di programma, al gioco ci sono passato, ma di fretta. Siamo di nuovo qui, allo Scelerati-Cosa, c'è il pienone. Io direi che si può concludere qua la prima puntata della mia prova di durata 2022, la S1000R che sto cercando e non trovo più. Eccola lì, la andiamo a recuperare. E niente, vi invito, come ho già fatto prima, a commentare, mentre mi siedo qua di fianco a lei, a commentare qui sotto con idee sulle modifiche, pareri, tutto quello che vorreste sapere sull'S1000R. E ovviamente vi invito a seguirci se ancora non lo fate, a mettere like e ci vediamo settimana prossima di nuovo qui sul canale YouTube di Superbike Italia con un altro video a base di gas. Yes!